Sono Capponi Cristiano, sono il titolare della ditta Capponi SRL che vende autovetture. Siamo un'azienda plurimarca, soprattutto abbiamo un target medio-alto e un'attività che diciamo era già presente dalla generazione prima di mio padre. Noi l'abbiamo tirata avanti prima io, poi io e mia sorella e siamo arrivati ad avere degli ottimi risultati facendo crescere l'azienda in modo molto molto notevole. Differenziandoci con sto target di macchine un po' più grandi ci è esplosa praticamente questa cosa nelle mani e siamo cresciuti un po' più velocemente di quello che prevedevamo. E abbiamo capito che avevamo bisogno proprio di una mamma vicino che ci aiutava a crescere praticamente questa azienda in modo sano e corretto. Tramite la signora Federica Ghesti che ci ha seguito abbiamo avuto notevoli miglioramenti sia a livello gestionale che a livello proprio manageriale, perché è un'azienda che ti fa crescere e ti dice tutte le cose che dovresti fare per far rendere al top la tua azienda. Ci ha seguito per un anno e devo dire che sono cambiate tante cose. Mia sorella, che è quella che segue l'amministrazione, è stata formata in modo maniacale e adesso è una ragazza che praticamente segue l'azienda 100 volte meglio di come la seguiva prima. E anche io giustamente sono seguito poi da mia sorella, mi dice dove sbaglio, dove non sbaglio, le cose che devo fare e che non devo fare per poter avere dei risultati al top. Abbiamo migliorato proprio la qualità, abbiamo migliorato le vendite, cerchiamo di ottimizzare ogni macchina, deve dare il massimo del risultato. E come guadagno e come costi proprio di gestione. Ci sono dei costi che prima noi sottovalutavamo, invece sono dei costi molto importanti da tenere presenti che alla fine del mese ti permettono di avere qualche quattrino in più nel cassetto. Fare imprese in Italia è possibile, certo è che comunque devi avere delle persone vicino che ti permettono appunto di superare l'ostacolo Stato, perché comunque non ti aiuta, ti fa solo pagare tante tasse, quindi te devi appunto cercare di ottimizzare la tua azienda e cercare di pagare meno tasse possibile. Come? Cercando di limitare i costi, cercando di restringere tutto quello che può essere un costo per l'azienda, ridurlo al minimo. E da solo ti sembra di farlo, ma effettivamente ci sono delle cose che tu non riesci a fare da solo, ti devono aiutare. Io consiglierei Andrew Sachs a tutte le persone, a tutti gli imprenditori che hanno veramente un obiettivo ben preciso da raggiungere con la propria azienda. E per obiettivo intendo un obiettivo veramente grande. Con Andrew Sachs si può raggiungere tranquillamente.